pura fantasia. Titirico mia, deixa-lhe que vinha, deixa-lo por io, se teve io a ti. Kida combate o problema. Indi, indi. Goiaba, o país é tu te viene. Mas sei credino. Uma televisione dopo canta. Belo, belo, cativa, desavanchadada. É babate. Kida combate o problema. Te vado, si te vado, e che gana. E se indassare che cagate dopo. Cantando tutta butta notte e giorno. E non giriamo si paese con la saluta di cent'anni. Tutti parlano con via e si chiamano chi via. Si tirasci paro paro un signore e praticine. Lo spigone dovrà vietare, lo spigone che non va. Risposta esatta a Bisignano del Roveto del Spezzano. Si giri con mia, te sciali chi via. Te raghi nasporta con la fantasia. Si giri con mia, te sciali chi via. Me scialo pure io, si te vio a te. Bene, cari amici, buon pomeriggio, bentrovati sul canale 13 di Video Calabria. Oggi un'altra avventura sulla costa tirrenica cosentina. Ci siamo dovuti alzare presto stamattina perché il viaggio è stato un po' lungo. Devo dire che nonostante ci troviamo alla fine di agosto, ancora vedo la presenza di molti turisti perché abbiamo incontrato un discreto traffico per arrivare qui in questo paese che ancora non vi diciamo qual è. Sono con Gennarino Di Lorenzo, Adelina Carrozzini e Maria Teresa Faillace, che fanno parte chiaramente dell'amministrazione comunale, che ringrazio per averci ospitato qui siamo a Scalea, provincia di Cosenza, sulla costa tirrenica, e ringrazio per averci ospitato l'amministrazione comunale. E volevo salutare e ringraziare anche l'amico Francesco Magurno, che purtroppo oggi non è presente qui con noi. Allora, intanto grazie per averci ospitato, iniziamo con dare un po' di notizie che riguardano questo straordinario borgo, quando parliamo della parte superiore, non della marina, di Scalea. Lo facciamo con Maria Teresa Faillace, grazie. Scalea è la città più antica dell'Alto Tirreno Cosentino. Infatti le sue origini sono molto lontane, risalgono al Paleolitico, dove alla Torre Talao abbiamo parecchi resti umani che testimoniano questo. E, diciamo che ha un'antenata, la città di Laos, che è sorta lungo il fiume Lao, questo nel 600 a.C., era una colonia dei greci sibaritidi, che fecero sorgere questa città lungo il fiume Lao, proprio per avere un collegamento con la città di Pestum, che loro, con cui intrattenevano dei traffici marinari, diciamo. E mentre il borgo di Scalea è sorto durante la dominazione bizantina e longobarda. È nata questa rocca, diciamo il castello principale, che si trova sulla cima di Scalea. E poi naturalmente si è formato il borgo intorno a modo di cinta muraria, cioè le case sono una attaccate all'altra e diciamo che i passaggi si fanno attraverso dei supporti, si chiamano proprio così in dialetto, e delle vinelle per entrare nel borgo. E questo borgo ha quattro porte di entrata, la più famosa diciamo che è la Porta della Marina, che si trova più a sud del borgo, dove purtroppo ci sono stati varie vicissitudini perché abbiamo avuto vari attacchi saraceni e la città è stata per ben tre volte depredata. Però Scalea si è mantenuta sempre forte, insomma, ha saputo sempre riprendere la sua storia, perché c'è molta storia a Scalea. Insomma, è stato un feudo per parecchio tempo. L'ultimo feudatario è stato il principe Spinelli,
di cui siamo qui ai piedi del Palazzo Spinelli, un palazzo molto importante perché era diventato il centro culturale di Scalea. Abbiamo avuto qui dei personaggi come Gregorio Caloprese, come Metastasio e altri. E il principe Spinelli, insomma, era il fulcro di Scalea. Dopodiché è passato in mano dei privati e adesso è proprietà del comune. Che cosa si può visitare venendo a Scalea? Allora, Scalea è piena di monumenti, abbiamo la Torre Talao sulla SS18, passando tutti la possono ammirare. Infatti vi dicevo prima di queste grotte dove sono stati trovati dei resti di uomini del Paleolitico. È molto bella sia da vedere e sia da vivere, perché bisogna salirci sopra e da lì c'è lo spettacolo di Scalea, si vede il mare, si vede il centro storico, ha una visibilità bellissima. Poi salendo al centro storico naturalmente abbiamo il castello normanno, che ha un'altra vista eccezionale. Purtroppo il castello è rimasto con pochi ruderi e speriamo di poter un giorno, chissà, rivederlo, rifatto. E poi abbiamo il Palazzo Spinelli, come già ho enunciato prima, e stiamo facendo i lavori dentro questo palazzo che dovrà diventare di nuovo il centro culturale di Scalea. Questo è il nostro obiettivo come amministrazione. Un cenno anche alla parte mare di Scalea. Allora, poi abbiamo naturalmente una bellissima spiaggia lunga chilometri che Scalea si può vantare rispetto ad altri paesi. No, sono tutti belli i paesi della Calabria, però Scalea ha questa spiaggia molto molto lunga, molto molto bella, con una scogliera. Ci sono le varie attività per accogliere i turisti, i lidi, i ristoranti, insomma c'è una buona accoglienza. Bene, grazie Maria Teresa, capisco che ci sarebbe ancora tanto da parlare di Scalea, però purtroppo il nostro tempo a disposizione è proprio limitato. C'è qualche altra cosa velocemente che vuoi aggiungere? E abbiamo anche delle bellissime chiese, due antiche, la chiesa di Santa Maria d'Episcopio sotto al castello e la chiesa di San Nicola in Plateis, che con le sue mura di cinta proteggeva Scalea dalle incursioni. Quindi abbiamo anche delle feste parrocchiali, una festa molto importante il 16 luglio e un'altra molto importante l'8 settembre con la processione con le barche a mare, che adesso purtroppo immagino che sarà ferma causa Covid. Venite quindi per il prossimo anno sperando che tutto si risolva. Quali sono le date? Il 16 luglio e l'8 settembre. Grazie Maria Teresa Fellace, voi rimanete con noi, Scalea, provincia di Cosenza, per Sigiri Cumia. Questa figliola è fatta con la pinna e misurata con la mezza canna. La mezza canna veni di la Sardegna, lu calamaro d'oro veni di la Spagna, lu calamaro d'oro veni di la Spagna. Bene, cari amici di Sigiri Cumbia, nel corso della nostra visita qui a Scalea, vi ricordo che siamo in provincia di Cosenza, sulla costa tirrenica, non si può fare a meno di venire ad incontrare il nostro amico Antonio, che è con noi, che ci parlerà un po' di questa associazione. Siamo all'interno del Museo della Marina Scaleota, ho detto bene Antonio? Illustraci un po' quali sono le attività che svolgete all'interno di questa struttura. Allora, noi siamo partiti un gruppo di 14 persone, tutti figli di vecchi pescatori. Quindi questa iniziativa è nata per mantenere e continuare le nostre tradizioni, anche se nostro malgrado al momento non ci sono più marinai. Come mai? E questo un po' per l'industrializzazione che c'è stata, l'evoluzione, quindi sono man mano andate a scomparire. Però noi, essendo figli di vecchi pescatori, abbiamo fatto questa iniziativa qua proprio per mantenere quella che è la nostra tradizione marinara.
e diciamo nel contesto abbiamo organizzato anche il rifacimento della salagione del pesce azzurro, perché anticamente qua la pesca dei nostri genitori era prevalentemente il pesce azzurro, arici, cucianciolo, e quindi diciamo con questo vogliamo ricordare quelle che erano le nostre tradizioni marinare, anche perché Scalea come tradizione marinare ha una storia molto ma molto importante, è antichissima. Partiamo addirittura dal tempo dei Romani, che c'era un porto naturale qua a Scalea e c'era un attracco romano proprio ai piedi di che allora era lo scoglio di Torre Talaro. Poi fecero diciamo gli ancioini fecero le torri di avvistamento ed è diventata Torre Talao. Senti, ti volevo chiedere una cosa, il settore della pesca forse in questo periodo un po' penalizzato anche per via di alcune leggi che vietano, come dire, la pesca di alcune specie. Sì, certamente che questo ha limitato tantissimo quella che era, diciamo, la pesca umile, chiamiamola così, l'ha limitata tantissimo. Fatto sta che gradualmente poi è andata a scomparire. Infatti io ho raccolto un po' andando in giro molte lamentele dei piccoli pescatori che comunque vivono di questa attività, che adesso si trovano in una situazione un po' così. Perché è venuto a mancare proprio quel supporto che serviva loro per il mantenimento di quello che era, come dicevo prima, la loro umiltà nella pesca. L'industrializzazione, i pescherecci che addirittura arrivano a toccare terra alcune volte, l'hanno proprio completamente annientato. Senti, passiamo un attimo a descrivere qualche attività che svolgete come associazione. Vedo alle nostre spalle che c'è un frissorone, che viene da dire. Quello è il pentolone che noi usiamo, sono 22 anni che facciamo una manifestazione a Scalea, che adesso lo conoscono anche in campo nazionale, con migliaia di presenze ogni anno. Sarebbe la festa del pesce azzurro, che noi, sempre collegata alla nostra iniziativa, ai nostri genitori e quant'altro, per mantenere le tradizioni, abbiamo ideato questa festa, che possiamo vantarci tutti quanti, il gruppo, che è riuscitissima, con la presenza di migliaia di persone. Il padellone che potete vedere là contiene un quintale d'olio e circa 30 kg di alici alla volta a friggere. Grazie Antonio, è stato chiarissimo, ti ringraziamo. So che tu avresti ancora tante altre cose da dire, però purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Buon proseguimento con questa interessante attività. Grazie a voi della vostra visita e grazie al nostro maestro calabrese, che noi non dimenticheremo mai. Grazie, grazie, grazie davvero. Signor costretto e parto lontano con una chitarra e valigia alle mani. Salagione del pesce azzurro, nonna Silvia. Cioè qua praticamente secondo me fanno i famosi alici salati, quelli che si mettono nei vasetti e che poi li togli dal vasetto e che poi ci metti l'olio di sopra, o che poi ti ci fai un ottimo piatto di pasta, io sento un po' di profumo. Venite, proviamo, venite. Buongiorno, signora, buongiorno, come va? Bene. Meno male. La signora si chiama? Carmela. Ah, signora Carmela, nome classico. Allora, mi sono incuriosito guardando l'insegna fuori, che c'è scritto salagione... Di nonna Silvia. Ah. Sarebbe mia mamma. Perfetto. Quindi diciamo che questa qua è un'attività che voi avete tramandato. Sì.
sì, mio padre faceva il pescatore, mia mamma vendeva e salava. Che bellezza. E beh, adesso lo faccio io. Perfetto, e fate bene perché diciamo che mantenete la tradizione di questo, come dire, di questo pesce, di questo alimento che davvero è una cosa antichissima. Insomma, la... Adesso non lo fa più nessuno. E questi sono alici proprio della zona? Sono alici della zona proprio, pescata la notte e fatta la mattina, così anche quando facciamo la sagra. Quindi non è il caso di dire cose di notte per i cogni di giorno, come si suol dire, queste cose pescate di buone di notte, più buone ancora poi quando le mangiate di giorno. Alla sera noi dopo ci facciamo la sagra, facciamo i pesci all'alice fritti. Ah, fritte. Fritte, che bellezza. Vabbè. Il padellone grande che avete visto lì. Sì, però l'alice è buono fatto in tutti i modi. Com'è la procedura di queste qua? Facciamo una fila di acciughi, poi un po' di sale, un po' di peperone e mettiamo a file, a scaglie, così. E dopo un'altra fila, sempre lo stesso procedimento, fino ad arrivare alla fine. Poi ci vuole questo. Ma devono maturare, quindi devono stare lì nel vasetto per un po' di tempo? Qua un paio di mesi. Dopo un paio di mesi sono già curati e messo sott'olio, oppure lasciarlo qua. Quindi una volta che sono trascorsi i due mesi, si possono lasciare nel vasetto, poi uno quando gliene servono ne prende, oppure si possono mettere con l'olio nei vasetti. Fa mantenerla anche un paio di anni, basta che ogni tanto uno mette un po' di sale e un po' di acqua. Un paio di anni? Sì, e messo un po' di acqua e un po' di sale, e col pese e si mantiene subito. Eh sì, perché poi il sale fa da conservante, li mantiene chiaramente. Mantiene anche due, un paio di anni. Signora Carmela, una volta come dire, preparate le alici così, quale utilizzo si può fare? Cioè come si possono consumare? Ci facciamo i peperoni ripieni con l'alice dentro, fritti. Poi ci facciamo la pasta, aglio, olio, peperoncino con queste pesce spezzettate dentro. Mamma mia, mi sta venendo l'appetito. E poi si possono fare anche con il sughetto. Diciamo, facciamo la pasta con l'acciuga, col sugo normale, e poi si mette sulla pasta. Però secondo me, non so se voi lo usate, avete l'arraganata. L'alice arraganata. Con questi? Sì. Ma non si fanno con i freschi? Fresche, sì, con i freschi. Ah, con i freschi. Si fanno all'arraganata, si può fare la marinata da crude. Si possono fare di tante modi. Non lo so se voi lo usate, io di solito quando trovo quelli buoni, infatti così, me li mangio con l'olio, solo con l'olio, così. Pulite e poi con l'olio. Solo con l'olio, un po' di origano, un po' di aglio, e si possono mangiare. Da quanto tempo lo fate questo lavoro? È una vita che lo faccio, da bambina. Caspita, da bambina. Lo faceva mia mamma e dopo aiutando mia mamma ho preso l'attività. C'era qualcuno in famiglia che andava a pescare? Mio padre, mio zio, mio nonno, erano tutti pescatori. Ebbene, una volta in questi borghi nostri marinari una delle attività prevalenti era proprio quella del pescatore, si campava con la pesca. Con quella si campava. E c'era mia mamma che le vendeva e produceva e faceva questo lavoro qua. Bene, signora Carmela, grazie. Vi lasciamo, amici di Si Giri con Mia, con questo profumo. Ah, non lo sentite? Caspita, siete sordi. Vi lasciamo con questo straordinario profumo delle alici della signora Carmela, però vi ricordo che siamo a Scalea, voi non cambiate canale, perché chi cambia canale si fa male. È normale, meglio vedere così. Grazie, buona giornata. Grazie a lei. Cari amici di Si Giri con Mia, siamo arrivati ad un momento molto ma molto importante della trasmissione. Ci troviamo naturalmente sempre a Scalea, però siamo saliti un attimino nel centro storico ad incontrare la signora Graziella, che io ringrazio. Buongiorno, signora. Buongiorno a lei. Come va? Tutto bene, grazie. Perfetto. Siamo al ristorante Tarì, proprio qui nel centro storico, Piazza De Palma, dico bene? Maggiore De Palma. Caspita, sono preparatissimo. Perché è arrivato il momento di conoscere, di vedere la preparazione di un piatto che si consuma solitamente qui, sì, a Scalea, al ristorante Tarì. Sì.
Qual è questo piatto, signora Grazia? Allora, questo è un piatto ideato da noi, sono tonnarelli scampi al cetro. Visto che ci troviamo nella riviera dei cetri, abbiamo voluto valorizzare un attimino questo cetro anche nel salato, non solo nel dolce. Perfetto, ottima idea, tonnarelli scampi e cetro. Beh, riviera dei cetri, ho già detto la signora Grazia. E io penso che sarà un piatto, a dir poco, straordinario, gustosissimo, eccellente. Non mi vengono più aggettivi. Andiamo avanti, vogliamo preparare. Vediamo un attimo prima quali sono gli ingredienti. Allora, chiaramente gli scampi. Scambi, cedro. Cedro. Tonnarelli. Pomodorino datterino. Datterino. Olio extravergine di oliva e un pezzettino d'aglio a piacere. La signora Graziella da quanto tempo fa questo bellissimo lavoro? Da 52 anni. Ah, da poco, da 52 anni. Sì, dall'altro ieri. Ah, io pensavo fosse una cosa. Ah, benissimo. Perfetto, e allora andiamo a preparare. Che cosa succede? Succede che mettiamo un pochino d'aglio. L'aglio. Un filino d'olio. Un filino d'olio. Intanto poi i tonnarelli sono. È pasta fresca, per cui non impiegherà molto tempo. A cuocere, così anche diciamo gli scampi hanno una cottura molto veloce, per cui dimenticavo una cosa importante. Che cosa? Fine cottura, un filino di olio al cedro, profumato al cedro, per dargli un senso di profumo in più. Caspita, un filino di olio al cedro per dare un po' di sapore in più. Bene, allora l'olio è abbastanza caldo per affondare i nostri scampi. Mamma, immagino che profumazzo che verrà fuori con questi scampi, con il cedro e poi anche l'olio aromatizzato al cedro. È un piatto poi tra l'altro veloce, perché veloce non c'è bisogno. Semplice, sì, veloce e molto semplice. Intanto possiamo tirare giù i tonnarelli. Ah già? Sì, perfetto, perché questo è molto veloce. Perfetto, perfetto, perfetto. Via giù i tonnarelli e i nostri amici che ci stanno guardando da casa sono impazienti di vedere questo poi piatto impiattato. Ecco qua. Adesso prossima. Che cos'è? Ubriachiamo? Sì. Ah beh. Vanno ubriacati gli scampi, perché sennò fanno i cattivi, non stanno. Sì, sì, sì. Non stanno calmi, invece ti imbriaco. Si ti imbarca. Via con i pomodorini datterini. Quindi questo qua è un piatto che qui a Tarì proponete ai vostri clienti. Diciamo che il 70% delle persone mangia questo. Mangia piatto. Questo, il sì. 70%, sì. Caspita. Immagino che chi lo assaggia poi ritorna e lo richiede sicuramente. Certo. È per questo che siamo arrivati ad un 70% di clientela che chiede questo piatto. Eccoci qua, signora Graziella. Ah, ci siamo già, è pronta? Sì, sì. Allora andiamo, via. Affondiamo anche questi tonnarelli. Che la signora Graziella aveva messo un po' abbondanti, devo dire. Ah, ecco qua. Adesso che ci arriverà quel famoso aggeggio, che voi da casa potrete sentire i profumi, vi faremo sentire lo stesso profumo che sento io qua da vicino. Li facciamo andare ancora un po' nella sua tassina. Quindi li lasciamo, finiscono la cottura, nella salsina. Mettiamo adesso il cedro. Il cedro. Ma che bontà. Io non ho messo pepe nero, però ci andrebbe un po'. Ci sta infatti il pepe nero, però non tutti. Io non lo metto perché c'è tante persone allergiche, sì, chi lo vuole infatti ce lo mette a tavola. Infatti, infatti. Adesso dovremmo preparare, signora Graziella, un bel piatto per impiattare. E adesso ci proviamo, un filino di quest'olio. L'olio che abbiamo. Certo. Eccolo qua, aromatizzato. Stavo dicendo al bergamotto, al cedro, qua il bergamotto, salutiamo gli amici di Reggio. Dobbiamo scendere un po' più giù. Adesso possiamo impiattare. Perfetto, prendiamo questo piatto?
Eccolo qua, pronto. Impiattiamo, signora Graziella. Sì. Impiattiamo, via. Piatto è pronto. Mangiate in pace, si dice. Mamma, che profumino, straordinario. Aspettate un attimo che adesso ve lo facciamo vedere, Che bontà. Eccolo qua, manca qualcosa, no? Un po' di prezzemolo. Ah, un po' di prezzemolo, giusto. Un po' di prezzemolo. Eccolo qua. Diciamo che abbiamo dato anche un po' di colore al nostro piatto di scampi con... profumo di cedro. Al profumo di cedro. Che se volete venire ad assaggiare, la signora Graziella è qui a vostra disposizione, dovete venire al ristorante Tarì, Piazza Maggiore de Palma, nel centro storico di Scalea, dove chiaramente potrete degustare tantissimi piatti, certo, di pesce, non solo questo. Grazie, signora Grazieri. Però, grazie a voi. Bello, grazie signora Grazieri. Grazie signora Grazieri. Grazie a voi. Io penso che arrivato a questo punto è inutile che andiamo in giro e facciamo vedere altre cose. Chiudiamo questa prima puntata che abbiamo dedicato a Scalea, ci vediamo domani poi per la seconda puntata, la chiudiamo proprio qui dal Tarì. Vi ricordo di seguirci tutti i giorni alle 14.30 con replica alle 20.30, naturalmente sul 13 di Video Calabria e in tutto il mondo. Signora Graziella, c'ha parenti, amici fuori dalla Calabria? Certo, io sono Ciociara. Ah, Ciociara, sì. Ciociara di dove? Cassino. C'è la canzone, ho fatto tutto il cassino fatto per averti, non c'entra niente. Non c'entra niente. Ho scherzata. Avvisiamo i parenti di Cassino che possono seguirci in tutto il mondo, anzi ne approfitto per salutarli perché sono davvero in tantissimi che ci seguono da tutto il resto d'Italia, ma soprattutto anche i nostri amici corregionali calabresi che abitano all'estero. Grazie, è tutto per questa puntata, signora. Grazie a voi. Peccato che adesso devo scappare a casa, sta venendo il tecnico della lavatrice che si è rotta, non posso nemmeno provare. Grazie. Grazie a voi, a domani. Ciao. Sicili Cunia, te sali chi via, te vaghi in ascolta con la fantasia. Sicili Cunia, te sali chi via, te salo pure io, si devi io a te. Chiede combaci sul problema. Inghi. Vogliamo un paese tu ci vieni. Ma sei cretino. Fuma televisione dopo canta. Bello bello che ti faccia faccia tanta. E baba te. Chiede combaci sul problema. Te vado si te vado e dice che e senza sali che cagate dopo. Cantando tutta butta notte e giorno. E noi giriamo si paese con la saluta di cent'anni. Tutti parlano con via e si sciavano chi via. Si tira si paro paro un signore che dice io. Lo spigone lo rabbia, lo spigone che lo fa. Risposta esatta a Bisignano del Roveto del Pezzano. Si giri con mia, te sali chi via, te raghi nascosta con la fantasia. Si giri con mia, te sali chi via, me salo pure io, si devi io a te.